mostrando diverse realtà del mondo dello spettacolo, di queste persone un po' stravaganti, di una città africana, per mostrare come si vive in una capitale africana, in una città, perché siamo abituati a vedere la vita nel campo, e siamo abituati a sempre lo stesso sguardo sull'Africa. Non abbiamo trovato tante difficoltà, la gente era... la presenza della camera non era un problema per loro, specialmente per i saper che amano la camera. Loro quando vedono una camera cominciano il show, no? Poi l'opinione che ha la gente di Congo sulle saper è molto diversa. C'è gente che li ammira, che dice che è un buon esempio, una manifestazione culturale conosciuta fuori di Congo, però c'è tantissima gente anche che pensa che non è un buon esempio. Come se loro hanno un'ammirazione per lo stile della colonia, no? Mi da un po' di miedo perché confiava in Rick más que en mí, pero también porque era nuestro primer trabajo y luego siempre tienes el miedo de le va a gustar a alguien o qué va a ser. Yo la primera persona se lo enseñé, hicimos un test screening, que fue más o menos, pero así como ya terminado, era mi madre. Me dijo que lo vio planchando y que no le gustó, con lo cual, un poco duro. All'inizio avevamo un po' di paura perché non sapevamo se poteva piacere qualcuno, no? È normale, così come il primo lavoro. Però si è fatto una specie di test screening e la prima persona che l'ha vista è stata sua mamma, ma ha detto che l'ha visto mentre stava stirando e non gli è piaciuto per niente. Niente, l'origine del film viene da alcune registrazioni audio che avevo fatto senza uno scopo preciso a mio nonno. E forse ecco la cosa che mi veniva in mente anche ieri, più importante poi da che avevo notato, era il fatto che più che vedere una fotografia, una sua fotografia, veramente in senso proprio di realtà ce l'aveva più riascoltarne la voce. C'è un po' di materiale recuperato da alcuni disegni poi di infanzia, miei e di mia sorella, e poi sulla base di quelli anche dei momenti in cui ho disegnato con il nipote, alcuni bambini che comunque hanno un input molto forte, cioè quando loro disegnano hanno un modo libero di... Sì, una spontaneità che oggi, per esempio, io fatico. Cioè, abbiamo molti stereotipi da superare noi in testa. Comunque, a priori può sembrare paradossale fare un documentario, cioè l'idea di documento ricreato, e di fatto poi in realtà ha una... forse proprio la componente simbolica viene più proprio a colpire, a permettere forse poi di far capire anche meglio a volte dei concetti che così di primo acchito potremmo semplicemente filmare, dei concetti reali insomma che ci riportano alla realtà.